Ciao raga, benvenuti al vostro nonno della rete in questo nuovo video. Oggi andrò a sbustare il bundle di Ravnica Allegiance, fedeltà di Ravnica, con 10 buste. Mi raccomando, dovete avere più di 13 anni per giocare a Magic. Questo è il contenuto. Ci sta una guida del giocatore, come ho detto, 10 buste con 15 figurine ogni busta. Vabbè, ovviamente il fantastico portacarte, quello che io colleziono, 75 lande base, 75 terre, figo il dado della Wizard e in più una premium foil version of each base clan. Perciò una versione foil di ogni terra base. Andiamo a vedere. Andiamo ad aprire. Datemi Edward le forbici. Edward! Ah no, ma Magic metti i tagli sul dietro, guarda. Cavrona! Quella è un'altra cosa. Allora, questo è il bellissimo palo. Che figo! Poi che bello, azzurro! Che bello, azzurro! Azzurro come il mare, come il cielo e come la squadra che tifiamo, la nostra nazionale italiana. E Ma anche no. questo è il fighissimo, diciamo, pseudo poster. Chiamasi standard. Standardo, perché si stende. È morto lo standardo. Ma si è Oh, suicidato, Tim. il dado, andiamo al numero 20. Che cosa è il Bello. simbolo Azorius? Dovrebbe essere. Qua ci sono le 3, Dove mi manca? le 6, le 9, le 10 Ce bustine. n'erano 11, mi sta dicendo un problema. E qua è il pacco Delle terre. delle lande, tra cui ci dovrebbe essere queste 1, 2, 3. Ah sì, sono fuori serie perché porta fino a 2,59, invece queste vanno da 2,60 a 2,64, perciò sono tutte fuori serie queste terre ed escono, credo che escano solo da questi bundle. E poi le terre basi normali per giocare. Detto questo, iniziamo lo sboosting. Voglio vedere così, che è troppo bello. Allora, chi stiamo andando a cercare? Qui ho sicuramente l'idra. La idra verde-blu. Altrimenti, vabbè, lande è un po' di tutto. Ah, l'unico difetto per me di questo bundle, oltre che tutto bello, che le carte sono in inglese, però è l'unica lingua che la fanno, perciò siamo obbligati o americano o inglese o altre lingue, che almeno così qualcosa capiamo. Questo è il fulmine nuovo, anzi il fulmine a catena nuovo, più o meno, sempre che stregoneria. Questa è bella, l'ho montata in un deck. Questa più o meno, questa è una carta bruttissima e questa è una mitica dei poveri. Perciò, se è già uscita una mitica del genere, qui c'è il fatto del pubblico rapito che la dai al tuo avversario, l'incantesimo. Mamma mia, iniziamo bene. Era meglio una rara che quella mitica. Oh, una carta splittata del grullo. Uno dei deck che già credo che troverete prossimamente sul mio canale. Adesso ci sarà veramente una decina di giorni con la maggior parte di deck di Magic. Un Planeswalker, seconda mitica in tre bustine. L'amico Dovin. Questo è forte, forte, l'ho detto, l'unico difetto che ha è che
Non tutte le tre abilità sono sinergiche tra di loro. A me il fatto che pescava, se faceva qualche effetto più concreto per le nostre creature, era più figo. Però forse diventava troppo forte. Bello, aspettatevi il mazzetto macina. Il mazzetto danni. Goblin. Fighissimo il counter creatura. Oh, un distruggi. Artefatto incantesimo, verde. Quinta bustina. Vediamo se c'è qualcosa di. Nemmeno una foil, bella mortificare, bella pure lei. Oh, ho visto una foil, l'ho spoilerata. Oh, bella. L'ira di Dio, però, versione nera e bianca. Distrugge tutte le creature e ne guadagniamo punti vita. Ah, e poi. Distrugge una creatura, una comunaccia foil. Però più o meno è la prima mitica che. Dai. Rara, è mitico. Questa è mitica. Questa è la prima mitica che. L'unica carta brutta del Ah, dici momento. più o meno, ok. Forte. No. No. Oh. Mi piace però, non ha un valore commerciale e forse è meno giocabile, però è una carta che quando l'ho vista mi piace, mi è simpatica. L'omuncolo, l'indebolimento magico dei poveri, l'atto di forza, fortissimo il goblin che non fa bloccare con rapidità, fortissimo. Belle non comuni, bella non comune e la terra doppia che si deviva. Ciao Andrea e ciao Stefano. Ottava bustina. Idra, idra. 1, 2, 1. Ok, ho uno scheletro che ritorna dal cimitero in mano. È la sua voce. Oh, un saggio. Vabbè, no. Questa è bella, quest'altra split verde-rossa. La mettiamo così. Questa già la stanno giocando, ho già visto qualche deck che la sto montando. 2 mana, 2-2, quando giochi magia multicolore, creiamo una pedina 1-1 umana. Ultima bustina di questo, che onestamente nemmeno troppo male, però vediamo se l'ultima bustina ci fa dire che ci è andato veramente bene questo bando. Una split, prima non comune, seconda non comune, un incantesimo brutto. Terzo comune, un istantaneo brutto. Vabbè. La vigna. Vabbè, la vigna la si dà pure promo. Perciò, vabbè. Però questa carta fortissima è modern. Sì, diciamo che una mitica bruttissima che onestamente non riesco nemmeno a creare un mazzo con questa carta. Forse figo in una spaccaterra e control. Rosso e nero, ma neanche no. Va bene. Detto questo, raga, ho like per supportare il canale, per supportare i video. Scriveteci o richiedeteci nei commenti i deck che volete che vi monto con fedeltà di Ravnica e per lo standard. Fatemi sapere anche se volete dei deck del Brawl o qualche altra novità. Niente, ricordatevi che la speranza è l'ultima a morire. Iscrivetevi al centro e guardate due video là. E Iscrivetevi al centro. Si è visto? non a me. Iscrivetevi al centro e guardate i video. Grazie a tutti, raga, alla prossima. Ciao!